tu che dai, cominciamo, che fai? Avanti. Avanti. Sì, e mezzo, che fa? Rimango. Rimani, vediamo io. Mezzo. Uno e mezzo. Due e mezzo. Tre e mezzo. Ah, quattro. Ma non riesce più. Vai. Tre. Rischi. Sette e mezzo. Siamo lì qua a fare il palo, raga! Non c'è nessuno! Togli per me, cioè, uscite una... tipo di una cosa d'ombro, cioè, non ti fa... Ma... No, no, non fa per c'è... Praticamente... No... Ma lo posso dire di chi? Cioè, ragazzi... Ma secondo me, cosa è l'ombro? Ma ragazzi, aspetta di fare me! Che cazzo è? Ma chi è? Viene qua tu! Piero! Ti vedo distrutto! Che esercizio! Ma no, faccio Piero! Distrutto! Ma che succede? Controlla se è morto! Se è bevuto la bottiglia di gente, ci credo che sia tutto ubriaco. Questa! Ma non è ubriaco! Ma non c'è la bottiglia di gente! È morto! Mica è morto! Oh, quando è il battito cardiaco! Non posso... Qua l'unica cosa si chiama la bottiglia, ragazzi. Che mamma con culo, eh? Non è possibile. Ma io non so più qua. Adesso che le ho gli induri. Sì, Michele, ma tu perché sei là? Ma vieni qua, vedi. Ma questo c'è un video! Ma è per me! Vieni qua, vieni a controllare! Ma come fai? Ho fatto un video! Guarda questo! Aspetta, scuola ma la camera, ma tu! Ma che stai dicendo? Vedi quante bottiglie si scuola! Ma non lo fai tutto, sono lui! Ma non lo fai tutto, sono lui! Non devi pensare a questo! No, sono lui! Tu ti capire che fa, lo posso tagliare io, non ti preoccupare! Ah no, devi finire, basta! Ma devi finire, basta! Sei scemo, come sono bravo! Ma devi finire, basta, è morto! È morto, per portarlo alla macchina, portarlo in ospedale, invece vediamo se si può salvare! Allora, Michele, basta! Ma prendiamo la Ma che non è finita! Squilla. Meno male. Quindi cosa ti dicono? Rispondi! Rispondete! No, non rispondono nemmeno la notte di Natale, tu vuoi fare queste cose, Marco! Ma vediamo vabbè, però, però le emergenze sono emergenze, poi non lo aiuto per dire. Rispondete, perché non rispondono? Provo io. Volete rispondere? Perché non rispondono? Prova tu, Gaetano! Prova! Non mi rispondono, perché non mi rispondono? Prova a chiamare tu, Gaetano, prova a chiamare tu.
Ti rispondono? No. Ciao, la miseria, mannaggia. Senti, provo io, dai, facciamo l'ultimo tentativo. Senti, raga, io provo col viva voce, può essere che col viva voce parliamo in più persone, venite qua, proviamo in più persone. Io provo a chiamare il... Questo numero, questo? Il 113, questo qui. Sì, sì, sì. Proviamo, vediamo un po'. Proprio da forza. Ma che cazzo è successo? Ma sì. Nessuno risponde. Ma io non so, c'è un zecco. Strano. Squilla ma non risponde nessuno. Strano, veramente. Marco è distrutto. Eccoli, eccoli, pronto? Pronto? È la polizia di Foggia? Ma chiama, ma chiama, è questo qua? Il numero, no, non è 112 il numero della polizia. Ma Paolo però non rispondono. Che cavolo, ma cavolo, che è? Ma che è? Ma prova di nuovo, ma ti devo chiamare, prova di nuovo. Ma non è possibile, siamo lui. Prova, prova, prova. Deve essere raggiungibile il numero. Prova. È un numero di emergenza. Strano. Bravissimo. Ma dire però che è molto profumo, cioè noi abbiamo troppo... pronto, carabinieri? È successo un tragico incidente qui al box di Piaggio Aperti, potete venire, per piacere. Fate subito, fate subito, fate subito, vi prego, fate subito. Ok, va bene, va bene. In azione con il mio collega, il carabiniere Caggianello. Siamo qui per il caso di omicidio del ragazzo, a quanto vero. Allora, senta, l'abbiamo troppo... Ma non ho il tempo di dare la mano a tutti, perché il crimine non paga mai. Non lo so, sono solo accoltellato forse. Il corpo sta a terra, vedi? Sta a corpo. Dove stai corpo? Io sono un esperto qui, non ci bisogna scherzare. Stava qua il corpo? Sì, siamo di fronte a un caso di omicidio. Stava qua il corpo? Pochi secondi fa? Stava qua il corpo? Guardi, non mi va proprio di scherzare. No, ragazzi. In di fronte a un omicidio, lei può essere un potenziale colpevole. Scusate, ma Michele dov'è? Allora, senta. No, fatemi parlare. No, qui parlo io, forse non ci siamo capiti. Prima di tutto, io sono un esperto criminologo, il lavoro del criminologo. Del detective, un vostro gergo giovanile, per così dire. Non è un lavoro facile. Qui si tratta di valutare la scena del crimine e ogni dettaglio può essere essenziale. Cioè, siamo tutti ognuno di voi può essere un potenziale colpevole. Siamo tutti distrutti. Non mi interessa. Puoi essere stato tu. Chiunque può aver ammazzato quel ragazzo e occultato un corpo. Sì, comunque ho 20 anni di esperienza. Forse non ci siamo capiti. È scomparsa pure una macchina, se per questo sono una macchina. Stava una macchina. Stava questa macchina. Stava qui. Ma poi che cosa c'entra la macchina, per favore? Allora mi faccia parlare, ok? E parla, va. Prima di tutto rispetto al giovanotto, ci siamo capiti chi è di fronte, al miglior detective qui della morto, piazza. Voi non capite, qui è morto uno. Allora, prima di tutto, le regole le faccio io. Regola numero uno, parlo io e non parli tu. Maleducato. Regola numero due, cambia con la macchina, sto schifo. Cioè, sta distrutto. Regola numero tre. Vi interrogherò uno a uno, scoprirò chi è stato ad uccidere questo... Però aspetta, possiamo ricapitolare? Allora, è sparito Piero che è stato ucciso, no, è sparito Michele. Michele è sparito. Michele è morto. Guardi, anche lì è molto confusionario in questa sua versione. E poi la macchina è sparita, dove sta la macchina? Dov'è? Cioè, chiede a me. Michele, dove? Cosa ne voglio sapere? Ma scusate, Michele o la macchina? Entrambi! Ma perché? Me ne frega un cazzo! Ma non è una cosa, è una cosa, vuoi fare i detective? Allora, io vi interrogherò uno a uno e scoprirò la verità. Se volete seguirmi nel vostro... nella vostra tana? Vediamo. Bene, l'imputato numero uno, il simpaticone. Allora... Che ho fatto adesso? Vi faccio parlare. Ah, come vedo, vi siete molto attrezzati. Birra, alcol...
alcolici, fumo. Ma perché lei, anche il fumo. Lei alla società non faceva questo. Ma che dire? Non sono affari suoi. Prima cosa, è stato lei o non è stato lei? Diciamo lei cosa è stato. No, perché sono disperato. Chi ha ucciso il chi ha ucciso quel povero ragazzo? Chi ha rubato questa macchina? Forza. Se non ho capito, non ti avevano chiamato per darlo sì. No, non ci siamo, voglio sapere chi è stato. Voi lo sapete e non me lo volete dire. Non lo so, non lo Cagiani, so. Pigliamo scrivi chi è Chris, nome e cognome, forza. Se lo posso dire chi vuoi. Hai prendendo appunti? Ah, sembra il signore cagatario. Allora, cosa è successo? In poche parole, sia spicciolo, forza. Allora, all'inizio abbiamo sentito che Sara ha fatto rumore. Stavamo tutti dentro, la seranda ha fatto un rumore all'improvviso, no? E avete chiamato? Qualcuno non è stata la seranda? No, non abbiamo venuto a venire. Siamo usciti fuori e abbiamo trovato questo Piero che stava barcollando con una pistola ferita al petto. Purtroppo, non lo so, l'ho visto tutto barcollante. Ma come ha fatto a muoversi se un cadavere barcollante con perché questo? Perché forse lo stavamo prendendo noi? Forse, forse però, forse. E quello così l'abbiamo appoggiato sul divano. Stai scrivendo? Dammi una mossa. No? Abbiamo alzato la cinesca e non gira. La mia macchina era sparita, pure la mia macchina. Non avete trovato alcuna traccia di sangue? No! Impronte digitali, nulla! Te, ma lo sei forte. No, vedo di no! Basta, va bene così, può andare. Ah, andiamo qui, l'imputato numero 2, ma forza, che cosa è successo? Quello che vi abbiamo già detto. Quello che vi abbiamo già detto, io voglio sapere chi è stato, quale arma è stata usata e in che modo è stata uccisa questa presunta persona. Ma secondo te? Se ne sono contestato. Mi sa che a te ti ha fatto male questo, perché non ragioni più. Ma stai scrivendo? Certo, sto scrivendo. Perché che devo fare? Ne hai capito? Basta che scriva. Come lo dobbiamo dire? Che qua non ha più giocato. Eh sì, adesso una persona muore strangolata, accoltellata, qualche bestia, qualche dama bianca la prende la pazza, eh. Io faccio questo lavoro da 20 anni e mi devo essere preso per il culo da te. Sì, secondo te, mica per te. Guarda, tra sigaretta e fumo stasera vi siete proprio solazzati come volete. Vabbè. Non ho tempo da perdere, forse se ne vada. Ho fatto bucio. Imputato numero 3. Che hai da dire, forza? Io sono grande. Sì, capirò a mano questo fatto. Passari, che è successo qua? Non ho tempo da perdere, forza! E scrivi. Sì, con qualcosa! Scrivi! Non devo che cazzo lo dico, cioè. No, che cosa devo dire? Prima di tutto ti presento con la pila in mano. Sto bevendo, quindi se devo che mi usci del pile, quindi è colpa vostra. Vuoi pure una sigaretta? Vuoi pure una sigaretta? Così magari. Sì, Ma che cazzo? La Battista per fermo, stiamo in servizio, poi scrivi. Adesso anche in subordinazione. Fa una croce, mi hai fatto a fare un giro, va. Anche un altro! Imputato numero 4, scrivi piangente. Non fumare, mi dà fastidio questa merda. Ah, perché ti dà fastidio? Allora, questa è una merda, è una merda. Oggi dove ho? È una merda. Ma che cazzo sono? Guardi, basta questo lì. Basta con questo linguaggio, non lo tollero. Stia zitto lei e scriva. Ma buona, ma perché? Prima di tutto si calma. Non lo puoi dire così, hai ragione. Non lo puoi dire così. Io lo so, ma io la so. Io lo so, va bene, non è di capire. Ma non vuole che la sigaretta. È l'alcol. Piango per una persona che ha sofferto. Ah, si calmi. La coscienza tantrica non ci può portare a una funzione sociopatica di persone. Questa sembra una scorta di consulente, ma un po' come prosciutto. Di persone che ci portano come se fosse... Sì, questo è peggio che so, non capito, va. Avanti un altro, non ho tempo da perdere, non a piangere la mamma, scusa. Ah, imputato... Che non sei lui, io lo ricordo io, sono numero 5.
Grazie, Saputello. No, io. Forse con lei. Saputello glielo dice a sua madre. Guardi, voglio molto bene a mia madre. Se vuole andiamo a parlare fuori della sua di madre. Mi faccia parlare e fare il mio lavoro. Allora, forse, il suo lavoro. Forse con lei posso parlare di più. Voglio sapere che cosa è successo esattamente alle 4:30 di questa mattina quando mi avete chiamato per l'omicidio del suddetto Piero. Forza, non me lo ricordo. No, io. Porco, è successo. Che cazzo vuoi tu? È successo. Che cazzo? Che cazzo? Stia calmo lei. Stia calmo lei. È successo. No, è successo. Tu mi devi dire. Tu mi devi dire. È successo mezz'ora fa. Che fai a non ricordarti? Non mi ricordo, eh. Dico tutto quello che hanno più fuori, stanno proprio fra io di stasera. Fanagio, fattene pure tu, Calmo, ma così. Non ti chiedo più com'è andata. Ti faccio una mano più spinciola. Ma tu Piero, come lo vedi? Beh, semplicemente noi stavamo giocando a cazze tra tre amici, provvisamente ho detto Piero. Dico Piero, ma che cazzo è successo? Cioè, com'è che stia così? Lo vedevo veramente distrutto. Cioè, distrutto davvero. Dalla vita, diciamo. Piero distrutto. Scrivi, Piero distrutto. Ok, sì. Che è? Prima non c'era. Allora fai capire almeno se sai che le dico? Che lei è un raccomandato. Bravo, che sono ragione di merda. Ragione. Bravo! Bastardo! Cornuto! Allora io dopo che sto questa scena ti dico che ho. Una maschera. Oh, io sollevo qualche dubbio. Voi da dove venite? Anche io inizio ad avere. Chi siete veramente? Guarda che tu sei chiamato, chi siete, caro mio, no. E io il mio lavoro non l'avevo visto. Una maschera piena di sangue del vostro presunto killer. E perché sta qua? Me lo spiega questo? No, perché sta qua, prima di tutto l'indiziato numero uno è lui. Allora, guarda caso! Perché sei rosso in faccia? Sul naso? Sulle guance? No, perché cosa? Come ho spostato la macchina in poche parole? Cioè non. Come ho spostato la macchina? Come hai spostato la macchina? Allora hai spostato la macchina, dove l'hai presa? La macchina sta prima. Dove sei stato nell'ultima mezz'ora? Sono andato a bagno. Con la macchina? No, che dovevi fare il pieno la macchina? No, io l'ho spostata semplicemente perché poteva prendere la macchina. Cioè la serranda poteva. Ah sì, però c'è. Lui dice praticamente che quando apri la serranda può coprire la macchina. Ecco perché. E quella come me la spieghi? Ma non ho capito perché dovevo essere io, cioè. Io sono semplicemente. Ma lì è stato assente tutto il tempo. E poi ha tutto questo rosso. Basta, tipo sangue. Ma boh, perché sì, comunque, cos'è ragazzi, questa? Comunque io dico una cosa, ma. Guardi che per le allergie è finita la stagione, eh? Sì, è perché sì. Sono allergico. Allergico? Sì. Allergico. A che cosa? Lo non avevi mai detto. No, muoviti. Ragazzi, ma come Piero? Io sono rimasto a chiedere che sono sul divano. Sì, Piero, scusa. Credo a questo punto che le domande scusa. Io ma gli aspettavo. Scusami. Questa era una pozione. Oddio! Ragazzi, è tornato! Però, voi sto facendo qua, siete una banda di incompetenti! Come fa a stare adesso il cadavere qui a terra? Dove mi sta a fare? Non mi sta che non gira! Ma mi sta che prima non so qua! Non lo so, è morto! È scappato! Sta scappando! Dove? Dov'è? Vedi a quel bastardo! La giriamo!
me scendete pure voi adesso, eh? Le regole, le regole. Il caso lo voglio sapere con voi adesso. L'avete trovato? No. E nemmeno lui. Cioè, voi stavate con la macchina? Il corpo stava... Stavamo con la macchina? No, non dobbiamo portare il corpo. Sembra nascondersi nell'ombra uno del genere. Non è che fugge da un capo all'altro di un box. Sì. Andiamo, chiama la scientifica, dove mi sembra il corpo. Cioè, io non ho... Questo mi ha contato. Guarda, questo può essere coltello come può essere qualsiasi altra cosa. Si muove perché è morto. La genialità di questi di quei giovani mi sorprende continuamente e sempre. La scientifica, la cagianina, ma potevo fogli, mo? È scritta la guerra qua su.
Non ha capito.